Buonasera a tutti e benvenuti alla premiazione della quarta edizione della Chicago Cup. Anche quest'anno, nonostante le varie difficoltà e gli impegni di tutto lo staff organizzativo, siamo riusciti a realizzare e a portare a termine con buoni risultati l'ormai annuale torneo estivo della piccola cittadina. Innanzitutto ringraziamo lo staff organizzativo e le speaker che hanno dedicato il loro tempo e il loro impegno per l'ottima riuscita del torneo. Ringraziamo inoltre la categoria arbitri che hanno garantito il corretto svolgimento delle gare, tutto il personale che ha garantito l'efficienza del servizio bar e cucina e tutte quelle persone che magari non in prima linea hanno contribuito allo svolgimento del torneo. Ringraziamo anche Riccardo che non ha potuto assistere a tutto lo svolgimento del torneo ma che è qui con noi stasera. È con grande piacere e onore che invito a salire qui a fianco a me l'assessore allo sport del neo eletto Consiglio Comunale, la signora Patrizia Del Pero. Mi scuso per l'orario, mi avevano detto alle 23 e ho fatto un po' di ritardo. Comunque niente, io sono Patrizia Del Pero e sono assessore dello sport, però siccome di sport, dico la verità, non è che ci azzecco tanto, allora mi sono valsa di una collaborazione, della collaborazione di Andrea Pegoraro, che magari molti di voi conoscono già, ed è qui insieme a noi. Quindi... Abbiamo un piccolo omaggio per la signora Del Pero. Qui posso dire che siete davvero stati esagerati. Cazzo, pozzi. Invitiamo anche Don Mario. Buonasera a tutti. Siamo andati di salire, aspettiamo adesso l'elenco per le premiazioni, giusto? E invitiamo anche il presidente dell'associazione ASPI, il signor Romano Orette. Ma fa dello stesso. Consegna il riconoscimento Don Mario. Terminati i ringraziamenti, passiamo a quel che riguarda lo sport giocato. Iniziamo con le premiazioni della pallavolo, che da quest'anno è una nuova disciplina del torneo. Come miglior giocatrice del torneo viene premiata della squadra CEC Manuela Mion. Signora Patrizia Del Pero.
capisce un cazzo, se anche detto ancora. Si chiama Albini, ti dice il capitano del mondo. Premiamo poi chi ha realizzato il miglior numero di punti, il maggior numero di punti. La miglior realizzatrice della prima edizione del torneo, che è Elisa Paviglianiti della Chanton. Quarta classificata, Le Chanton. Premio Don Mario. Terza classificata, C&C. Seconde classificate, Ristorante San Maurizio e Servizi Pozzoli. Premia il signor Andrea Pegoraro. Infine la squadra vincitrice della prima edizione della Cinego Cup Volley è il Mondo Pizza.